Bene amici, oggi con la scusa di capire come gira i video questo Vivo X60 vi racconto e provo assieme a voi, perché non l'ho mai fatto, una cottura particolare per questa Fiorentina, il reverse searing, una cottura inizialmente a bassa temperatura in forno e quindi proverò il mio nuovo forno di Samsung con la sonda carne, con la connessione, con il wifi, poi vi racconto, ma non solo perché ho anche questo Meter Plus che è un termometro wireless che va a misurare proprio la temperatura interna della carne e ha l'applicazione. Ovviamente ho anche l'applicazione del forno. Qui c'è la Fiorentina, grazie a Fiorentineria, guardate, Aventador, quindi provenienza Spagna. La ricetta diceva di asciugarla benissimo prima di fare qualsiasi cosa. Io l'ho fatta, lei a temperatura ambiente. Qua ho anche un mix di sale e erbe, sempre di Fiorentineria che ringrazio, mi manda sempre delle cose fantastiche. Allora, qua so di scatenare un putiferio perché c'è chi la butta così sulla griglia, chi invece la sala prima, chi non la sala. Insomma, i metodi di cottura delle Fiorentine sono 100.000. È la prima volta che provo questo, oh, vediamo come va. E se la tecnologia mi aiuta. Ovviamente sto girando a 1080, vi dicevo prima questo mix di sale e erbe che io metto, qualcuno invece dice assolutamente di non mettere, di mettere alla fine. Voi sapete, il sale assorbe un po' l'umidità. Asciugo anche da questa parte questo fantastico pezzo di carne e salo anche di qua. Inizio con la Meter che va infilata almeno fino a questa tacchetta, ovviamente a metà del pezzo di carne, cerco di metterla più al centro possibile. Ok, così il fatto che sia wireless è di una comodità unica. La sonda del forno ovviamente non è wireless, quindi l'ho messa sulla teglia e la infilerò da questa parte per controllare anche la temperatura del filetto, così abbiamo temperatura da una parte e dall'altra. Ora chiudo il forno, qua seleziono il tipo di riscaldamento, diciamo convenzione che è il ventilato. Ecco, temperatura devo cuocere a bassa temperatura, quindi faccio 55 gradi, mentre la temperatura della sonda si può settare grado per grado. Dentro io la carne la vorrò al sangue, quindi tengo 50, facciamo, non so, tra 50 e 52 gradi, diciamo che 51 e avviamo, sì, è anche touch. Ma il meter ha questa base che è Bluetooth, che comunica con la sonda, che io lascio qua di fianco al forno, e poi la base comunica, in questo caso con l'iPad, ma anche con Android, sempre via Bluetooth. Insomma, la base fa un po' da repeater. E tra l'altro, voi se collegate un apparato, questo apparato comunica al wifi i dati e questi dati possono essere letti in cloud. Tocchiamo qua, è un pezzo di manzo, è una fiorentina al centro, anche qua imposto 51 gradi, anche perché poi dovrò scottare il tutto sulla griglia e vai. Avviamo, avviamo e qua dovrebbe darci anche la stima di quanto tempo ci metterà ad arrivare all'interno a temperatura. Ma adesso vado a fare un giro perché le cotture a bassa temperatura sono notoriamente lunghe e infatti guardate, c'è la stima che si è attivata alla fine cottura, un'ora e 44, e mi dice che all'interno la carne è a 41 gradi. Questa è l'app Meter e mi dice anche che la temperatura del forno è a 50 2 gradi. E di qua invece l'app di Samsung che mi dice 41, quindi super allineata la temperatura interna della carne, quindi sonde affidabili. E vabbè, 55 gradi il settaggio, 52 interno, anche come termostato più o meno ci siamo. E arrivato a casa, visto i tempi che mi diceva il meter, ho alzato la temperatura del forno, l'ho messa a 60 gradi, guardate lì, che bella faccia. E ovviamente si sono abbassati i tempi stimati per arrivare alla temperatura di cottura interna. Vedete, siamo a 47 gradi, l'obiettivo è 51 e molto bene, devo dire, il sensore, il termostato del forno, perché guardate, 59 gradi misurati, 69 gradi settati. Tra l'altro, la base in legno del meter è molto carina e ha questo pulsante che ci dice lo stato di carica della batteria, che è qua dietro, è una stilo, dicono che duri un anno di utilizzo, poi dipende probabilmente da quando la utilizzate, ma lampeggia verde, vedete ogni tanto, per dirvi che la sonda è collegata.
Dai, scaldati che ho fame! E nel frattempo sul balcone preparo la griglia, io uso la Lotus Grill, questo è il suo gel all'alcol per accenderla. Qua ho messo il carbone, ovvio che probabilmente non sarà la soluzione ideale. I puristi magari diranno, ma come? Finisci quel pezzo di carne cotto così con la Lotus Grill? Beh, è l'unica soluzione che si può utilizzare in maniera sicura, perché non ci sono fiamme libere, rimane tutto qua dentro, che non fa troppo fumo, anche se un po' lo fa, e che io posso permettermi non avendo un giardino, un terrazzo, ma solamente questo balconcino. E il forno ha suonato, mi ha detto cottura completata, gli do l'ok. Beh, la faccia devo dire molto molto bella, tolgo la sonda del forno, mentre ovviamente lascerò inserita la sonda del meter che mi diceva ancora 14 minuti rimanenti, una piccola discrepanza con il forno, voglio dire, però più o meno siamo lì. Avevo fame e l'ho tirata fuori la griglia, che ormai è in temperatura, guardate che bel rosso che esce lì, come è bella bella ardente. E niente, ce la metto sopra. Tra l'altro, in teoria il termometro regge fino a 300 gradi. Ah, sentite che bel rumore. Avendola già cotta a bassa temperatura, in teoria 4-5 minuti per lato dovrebbe essere pronta, ma io controllo sempre ovviamente la temperatura interna, che se la voglio al sangue come la voglio io non deve superare i 52 gradi. E ho portato fuori l'iPad così controllo meglio le temperature. Ambiente, vedete come sta salendo perché ovviamente la sonda è lì. Ho portato la temperatura desiderata interna a 52, che è il massimo se la voglio al sangue, e è salita di un grado internamente. Metto il grandangolo. Sì, non ho gli strumenti adatti, ma vabbè, devo ancora organizzarmi per la griglia. Wow, no, vabbè, adesso vi faccio vedere che faccia ha. Bellissima. E attenzione, è arrivato l'alert, rimuovere dal fuoco, la temperatura sta salendo molto velocemente. Ok, direi che è cotta. E dalla camera anteriore vi faccio vedere il risultato dell'assaggio. Sì, mi sono sgranocchiato tutta la carne attorno all'osso, secondo me la più buona e quello che sospettavo. Carne molto succosa, molto gustosa, poi ovviamente dipende tantissimo dal taglio, e un metodo di cottura che rende il pezzo molto più uniforme, non c'è tanta crosta fuori rispetto al rosso dell'interno quando la si vuole al sangue. Questa uniformità a me piace da un punto di vista gusto e rende molto facile, da barbecue, diciamo improvvisato quale sono, fare una cottura perfetta in base al grado di cottura desiderato. Quando si butta il pezzo di carne, soprattutto così alto, sulla griglia, se non si ha esperienza è difficile capire quanto è cotta all'interno, anche se a me personalmente, non tanto per quanto riguarda la succosità, mi è piaciuto di più questo tipo di cottura, ma per quanto riguarda la differenza delle consistenze in bocca, forse piace di più la cottura diretta così sulla griglia, che fa quella crosta fuori e dentro rimane molto molto rossa. Ma su tutto il Meter Plus, allora vi dico subito che è arrivata la notifica anche quando è finito il tempo di riposo della bistecca, e poi guardate qua, alla fine della cottura ci sono tutte le statistiche dell'andamento della temperatura della carne, della temperatura del forno e poi della griglia, un po' forse fini a se stessa, tra l'altro si possono anche condividere, però possono essere simpatiche. Ovviamente quando si spegne dà l'avviso di connessione persa. C'è anche la possibilità di andare a vedere delle ricette, di inventarsi ricette, salvare le ricette, e vedete ci sono anche tutti i video che vi raccontano come andare a cuocere principalmente la carne, ma non solo, perché ci sono anche altre ricette che hanno bisogno della sondina di temperatura. Quando lo si rimette via va in carica, e devo dire non costa poco, perché su Amazon poco più di 100 euro. C'è anche la versione da 4, quindi 4 sonde che vengono gestite attraverso un hub che ha direttamente dentro il wifi, quindi non c'è bisogno, come in questo caso nel caso di una sonda sola, di avere un device collegato via Bluetooth per poi andare a fare da ponte con il wifi e quindi controllare anche da remoto l'andamento della temperatura. Anche quella è una funzione utile, sì, perché se avete temperature e soprattutto cotture lunghissime potete andarvene e controllare quando tornare. Insomma, un apparecchio veramente per i nerd del barbecue, ben fatto, ben studiato, con un buon software, ma soprattutto super preciso nella misurazione della temperatura. Insomma, un gadget per gli amanti del barbecue. Ciao, era buonissima la bistecca.
ma responsabilmente, una volta al mese. Ciao. E come avrà girato questo vivo che, riguardando le riprese di prima, non mi sembrava mettesse a fuoco benissimo.